Il Consiglio dei Ministri ha anticipato al 1° novembre la fine dell'obbligo vaccinale per medici e infermieri, prorogato invece l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree nelle strutture sanitarie. Mai abbiamo pensato di non andare in questa direzione, ha dichiarato il ministro Schillaci in riferimento all'utilizzo delle mascherine durante la conferenza stampa post Consiglio dei Ministri. L'obbligo dei dispositivi di protezione individuale, stando alle disposizioni ministeriali precedenti, sarebbe scaduto a fine ottobre. Il Policlinico di Bari nelle scorse ore aveva già diramato una circolare interna per raccomandarne l'utilizzo ai dipendenti e ai visitatori. Dovevamo fare i conti con una realtà che va verso la normalizzazione. In questa realtà abbiamo imparato che le mascherine sono dei dispositivi di protezione individuale e come tali è necessario utilizzarli in tutte le occasioni in cui ci sia un rischio per l'operatore, come per esempio il contatto con il paziente. E quindi diciamo non potevamo che chiarire che alla nuova realtà, alle nuove regole, bisogna anche fare i conti sul fatto che ci sono dei rischi di patologie respiratorie che possono essere prevenuti attraverso degli strumenti come le mascherine. Sicuramente per 4-5 anni avremo il Covid come pezzo della nostra vita, come è stato da sempre l'influenza. Si potrebbe generare dei casi gravi nei soggetti che sono più fragili e che può essere da un lato prevenuto attraverso la vaccinazione e dall'altro trattato con dei farmaci specifici. Questa è probabilmente la nuova normalità che ci attende.